Siamo qui con Peppe, uno dei lavoratori del Policlinico Umberto I, sotto procedimento disciplinare per aver raccontato semplicemente la verità sullo stato del servizio pubblico sanitario e in particolare appunto sulle condizioni di lavoro al Policlinico Umberto I. Oggi c'era un primo procedimento di due suoi colleghi, ti chiederei di raccontarci la storia, la tua, la loro, come sta andando anche la vostra battaglia, perché avete voluto raccontare la verità. Ma guarda, insomma, tutto è partito da un'intervista dopo che c'è stata una serie di tour elettorali nel pronto soccorso dove si sono presentati tutti, da Parisi a tutti gli altri candidati alla presidenza. E dopodiché è venuta pure la Lombardi, che è l'unica che ci ha chiesto di fare intervista. Noi abbiamo detto praticamente che l'avremmo fatta a fine orario di lavoro e così è stato. Però insomma, voglio dire che diciamo, l'intervista è solo una scusa, un'occasione, cioè, di questi consigli di disciplina. La questione è che da qualche mese, anche un anno, al Policlinico c'è un coordinamento dei lavoratori che comincia a mettere in discussione alcune questioni di base che stanno entrando dentro la sanità, insomma. Questioni che permangono e anche, diciamo, per il cosiddetto Stato di diritto sono completamente illegali. Per esempio, c'è la questione dell'inframenia, dove classicamente quando uno va a chiedere, diciamo, di poter fare una prestazione, una visita o qualsiasi altra cosa, se si sottopone a questa tangente che è l'intramenia, puoi avere tempi umani di giorni, massimo una settimana. Invece, diciamo, se non ti sottoponi a questo e fai la fila normale, sono anni che, diciamo, sono file di mesi, addirittura file chiuse e cose di questo tipo. Questo è solo, diciamo, un esempio di quello che avviene completamente contro legge. Su questo i consigli di disciplina, ma Là anche, non no, agiscono, non diciamo. agiscono né su questo, anche se là prevedono praticamente l'immediata dimissione del direttore generale, dovrebbero esserci 2000 strumenti di controllo per far sì che per legge le file, per esempio per l'intramenia siano uguali a quelle in altre forme. Ma questo non avviene, questo è un progetto generale, qui si può portare praticamente a pezzi di sanità privata che continuano ad entrare e continuano a stravolgere il concetto proprio di assistenza. Qui praticamente quello che non c'è più un organismo, una persona da tutelare, da curare, da assistere. Qui ci sono i vari organi, questi vari organi hanno delle prestazioni, su queste prestazioni praticamente si apre il mercato, si mette sul libero mercato, quindi una cosa completamente indipendente e di volta anche controproducente per quella che è la salute. Questo fa il paio, diciamo, con anche, diciamo, la situazione lavorativa che vede una dilagante presenza di precariato, di lavoratori che vengono messi in competizione, una scala di schiavismo che parte dallo strutturato che comunque ha le sue pagelline e che deve mettersi in competizione con quello che gli sta a fianco, fino ad arrivare poi ai precari, alle cooperative, ai co-co-co, a 2000 forme intermedie in cui c'è un costante richiamo, guarda che può andare pure peggio. Allora, mettere in discussione queste cose, altre 2000, insomma, è un problema. Noi praticamente facendo l'intervista, era un'intervista come un'altra, sono cose che sanno tutte, sono cose che tutti quanti ci diciamo quando andiamo a lavorare, sono quasi banalità. Però il concetto è che non si possono dire, perché comunque in questa totale assenza di opposizione anche sindacale, voglio dire, su questi provvedimenti i sindacati confederali non hanno assolutamente detto una parola, hanno solamente diciamo, sostanzialmente appoggiato, perché non prendendo posizione si sono resi anche loro partecipi, diciamo, di questa gogna a cui deve essere sottoposto. Il messaggio che c'è è chiaro, comunque chi si muove, chi prova a vedere, chi prova a mettere in discussione queste cose è colpita, avrà dei guai personali, avrà dei guai come struttura, avrà dei guai come qualsiasi cosa. Però
Questo è il messaggio che mandano, non è un messaggio giuridico, è un messaggio politico, è un messaggio di imposizione che si esercita sì sulle cose che stanno avvenendo, ma su quelle che si vogliono mettere in atto, dove pezzo per pezzo si smonterà questa sanità pubblica, diventerà una sanità che è solamente legata a chi se la può permettere. Ormai queste sono cose che dicono tutti, cioè la relazione del Senato, della Commissione Sanità del Senato, che dice proprio questo, che si sta smantellando, ma se lo dicono fra di loro però, dopodiché praticamente non sono loro che comandano, loro sono gli esecutori di interessi che stanno ad altri livelli e che impongono, diciamo, questo tipo di scelta. Quindi qualsiasi forma di muovere, che sia l'intervista, che sia il picchetto davanti all'intramenia, che sia mette in discussione la storia del precariato e l'internalizzazione, cioè non secondo il sindacato, per dire, è stato l'ultimo, è stato sull'internalizzazione di 800 lavoratori che lavorano con un contratto completamente illegale di intermediazione di mano d'opera e che continuano a tutt'oggi farlo. Loro hanno detto no, non si può fare, sono 3 mesi che non dicono niente, non c'è un volantino, l'ultimo volantino che hanno fatto, scordatevi l'internalizzazione su questa storia qua. E questo, sono questi delle risposte. Infatti molti degli interventi hanno sottolineato questo aspetto, come poi dentro il sistema pubblico, con la scusa dei risparmi, in realtà solo per scorporare, diciamo, la spesa dal personale, nei bilanci, perché non risulti di personale, poi alla fine si appalta quello che poi è un servizio, molti sono servizi essenziali per il funzionamento degli ospedali stessi, no? A cooperative, a privati, che hanno l'unico scopo di fatto di spremere maggiormente la manodopera, di alimentare quel meccanismo di concorrenza tra lavoratori, cosa che poi va anche a detrimento dello stesso servizio, immagino. No, ma quello è sicuramente, cioè, voglio dire, allora, la risorsa comunque di un ospedale non so tanto le macchine, i macchinari, la struttura, eccetera, è praticamente quello che riesce a formare nel personale. È quel clima che dice che tu stai a fare un lavoro pubblico, un lavoro di servizio pubblico per il pubblico, che è unificato a tutti quanti gli altri, e che c'è un fine di quello di dare delle risposte. Ora, questo obiettivo qua è completamente torto, cioè questi lavoratori, questi 800 lavoratori che abbiamo noi, questi praticamente non possono andare a mensa, hanno una divisa, diversa dalla tua, non vengono formati, perché l'azienda non li forma. Allora sono praticamente trattati come limoni da spremere e poi buttare via. Nessuna organizzazione complessa come quella della sanità, diciamo, può funzionare se ha questa logica, perché la ricchezza che c'hai è proprio il senso di appartenenza a una funzione, che deve essere una funzione pubblica, e questa è quella che loro vogliono smantellare. Questa è, loro ti vogliono mettere in contrapposizione non solo fra i lavoratori stessi strutturati, che adesso praticamente con gli ultimi contratti, ma anche adesso tu, cioè io quando vado a lavorare io non mi metto in competizione con quella a fianco, anzi, cerco la sua collaborazione, capisco che le mie mancanze possono essere supplite da un altro. Questo spirito qua, questo si va completamente a perdere, perché quello che va a fianco diventa il mio concorrente, perché il salario sarà legato al fatto che io gli devo mettere i piedi in testa, che lo devo, e quindi che mi frega se do o no una risposta, il mio punto d'arrivo sarà quello dei via più sordi di quello. E questo, diciamo, il concetto malato che si vuole introdurre, che regola non solo la sanità, ma regola un po' tutta quanta, diciamo, la struttura societaria che si vuole costruire in tutti gli altri campi. Quindi è su queste cose qua che questi ti attaccano, non sull'intervista. Cioè. Certo, ed è con questo spirito che però voi state facendo queste lotte di solidarietà, mi sembra, no? Appunto, di unione tra lavoratori e anche di mantenimento del servizio, ed è per questo spirito che siete stati colpiti. Sì, noi... guarda, noi quello che pensiamo è che ci rendiamo benissimo conto che esiste una sproporzione enorme tra quello che sta avvenendo, tra l'attacco che c'è e la risposta che c'è. Cioè, ecco, siamo completamente inadeguati a questa risposta qua, perché bisognerebbe, diciamo, su queste cose costruire dei movimenti che mettano in discussione tutto, ma oggi mette in discussione questa cosa, equivale a fare una rivoluzione, cioè equivale a praticamente cambiare completamente la visione e soprattutto andare ad attaccare certi interessi. Detto questo, però, non è che c'è sta un'altra strada, non è che ci sono altre questioni per cui possiamo in qualche modo risolvere questa questione.
Quindi chiaramente chi si muove, pure che non sei sta massa stratosferica, pure che praticamente noi abbiamo raccolto 300 firme tra i lavoratori strutturati, solo tra quelli strutturati, perché praticamente, che praticamente si autodenunciavano dicendo che le nostre dichiarazioni erano, l'avrebbero fatte pure loro, un'autodenuncia di 300 lavoratori. Noi sugli 800 lavoratori della cooperativa non li abbiamo fatti firmare perché sappiamo che avremmo dato una lista di proscrizione al prossimo appalto di questa cooperativa e quelli che avrebbero firmato sarebbero stati fatti fuori. Cioè questo è il sistema che funziona in questo modo e quindi dobbiamo capire che la situazione è questa. Quindi è uno scontro tutto politico, insomma, qui ci possiamo appiare, cioè tutti i consigli di disciplina, insomma. Non è che sia una questione giuridica, questa è una questione che te devono comunque colpire perché tu non puoi agitarti in questo senso, perché gli interessi sono grossi e loro questi sono perfettamente coerenti, diciamo, con la questione. Lo scopo nostro, insomma, da tempo stiamo a cercare, è comunque di fare un percorso aperto quanto volete, eccetera, ma di costruire almeno a livello cittadino comunque una struttura che sul campo della sanità in qualche modo riesca ad impattare su queste questioni, perché non è possibile che in ogni ospedale, ogni singola cosa, ci sono stato Spallanzani prima, noi adesso, ma questa è la repressione, ma qua la carta non si gioca su questo, la carta si gioca praticamente se riusciamo a mettere in moto un movimento che vada per esempio a imporre, che ne so, al Policlinico, ma a tutti gli altri ospedali, che se tu non riesci a equiparare le file dell'intramenia con quelle altre file, l'ospedale ti deve garantire il rimborso come se fosse una visita normale, insomma. Ecco, su queste cose bisognerebbe giocarsi, che è solo l'inizio, non è la rivoluzione, è solo un buonsenso, fra l'altro pure legittimato da 2000 leggi sulle quali quando si infrangono non c'è sta nessun consiglio. Esatto. Grazie Peppe, in bocca al lupo, noi ci saremo l'11 e invitiamo tutti, okay, a partecipare, a sostenere. Ciao.